Le glasse che ho realizzato con Comprital sono davvero uniche, si utilizzano a freddo, non contengono aromi artificiali e sono adatte sia per la pasticceria che la pasticceria gelata. Contengono polpa di frutta e pasta di frutta secca. Nasce così una linea di prodotti nuovi, naturali, profumati e molto buoni. Rimangono lucidi e brillanti anche in temperature negative. Una volta aperto il secchiello, con l'aiuto di una marisa vado a girare il prodotto per omogenizzarlo e in seguito lo andrò a mettere all'interno di una caraffa. Vi consiglio, con l'aiuto di un microonde, a portarlo a una temperatura tra i 26 e i 28 gradi. Con l'aiuto di un mixer andremo a omogenizzare la texture, affinare la viscosità e, se necessario, metteremo qualche gocciolina d'acqua, facendo attenzione a non incorporare delle bolle d'aria. Andiamo a nappare la superficie del dolce con la glassa e con l'aiuto di una spatola a gomito andremo a togliere l'eccedenza. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, andremo a mettere il nostro dolce su una teglia munita di Silpat e andremo a metterlo in abbattitore per qualche minuto, in modo che la temperatura ritorni omogenea. Dopo qualche minuto andremo a togliere la teglia dall'abbattitore, con l'aiuto di una spatola a gomito andremo a sbarbare l'eccesso di glassa e delicatamente andremo ad appoggiarlo sul nostro piatto di portata. Come vedete, la nostra torta è pronta e glassata.